Ciao compagni di scuola, come state? Spero tutto bene. Stiamo vivendo in un periodo un po' particolare, in un periodo dove purtroppo alcuni di voi non si stanno rendendo conto esattamente di quanto è grave la situazione. Volevo dirvi un po' di cosine. Il fatto che le scuole siano chiuse e anche le università dovrebbe far capire che è una situazione di emergenza sanitaria a tutti gli effetti, anche se noi di scuola.net abbiamo cercato di sdrammatizzarla in ogni modo. Mi sento di dirvi queste poche cose per la salvaguardia di tutti, ecco. State a casa. Le scuole sono chiuse, non dovete fare altro che stare a casa. Dovete studiare, fatelo a casa. Avete il vostro computer, avete i vostri amici, ok? Vi sentite soli, contattateli, fate una videochiamata. Viviamo in un'epoca dove fortunatamente non c'è bisogno del contatto fisico per poter vivere o addirittura per poter lavorare in alcuni casi. Quindi, ragazzi, abbiamo la tecnologia, sfruttiamola. Non abbiamo mai vissuto un'emergenza sanitaria del genere, almeno negli ultimi 23-24 anni. Potrebbe diventare una cosa molto 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 grave. E anche se sto provando a dirvelo in modo leggero, comunque quello che sto dicendo è qualcosa di molto molto importante. Vi prego, a nome di scuola.net, restate a casa. Se dovete uscire per qualche emergenza, prendete le opportune precauzioni. Evitate i 100 giorni. È inutile che chiudono le scuole e le università e poi voi vi vedete tutti insieme a casa di un vostro amico per studiare insieme. È inutile questa cosa. Viviamo in un'epoca dove fortunatamente siamo super connessi. Praticamente in quasi tutta Italia c'è la fibra. È fantastico, possiamo connetterci, scambiarci audio infiniti, fare la videochiamata direttamente dal telefono, quindi i gruppi di studio sono totalmente inutili e servono semplicemente per contagiarsi a vicenda e contagiare le persone a noi care, che alla fine sono quelle che dobbiamo tutelare in un momento del genere. È molto importante mantenere la distanza di sicurezza. Se proprio dovete uscire, fatelo, ma mantenete la distanza di sicurezza e prendete le opportune precauzioni. Lavatevi le mani spesso. Se non state in una circostanza dove appunto potete lavarvi le mani, magari utilizzate del gel disinfettante. Anche se ormai le persone hanno svaligiato i negozi, esiste comunque internet. Per contrastare questo virus serve la collaborazione di tutti, nessuno escluso: giovani, persone anziane, bambini, tutti quanti. Se potete, non uscite di casa. Tanto voglio di dannate, tante scuole sono chiuse, università sono chiuse, cioè che dovete fare? Quindi io anch'io da domani starò a casa, lavorerò da casa, continueremo ovviamente a farvi compagnia attraverso ovviamente le nostre pagine social. Quindi niente, buona quarantena a tutti, ci rivediamo molto presto.